Rossi è il vincitore dell'edizione 2005, ha vinto il primo premio all'unanimità. Il repertorio che scelgo e che trovo più congeniale, forse per la mia personalità, è quello romantico. In assoluto, gli autori come Brahms, Chopin, Schumann sono degli autori che hanno, secondo me, il giusto equilibrio di forma, quindi di attenzione per la forma ancora della forma musicale, ma anche di libertà e di espressività e quindi un'attenzione ancora all'emozione che la musica può suscitare nell'esecutore e poi ovviamente nell'ascoltatore. Il commento forse più bello che si riceve dopo un concerto è: mi hai commosso, sei riuscito a commuovermi. Questo piccolo oggetto è un mappamondo, un soprammobile, che mi è stato regalato da una signora durante un concorso che ho fatto, con un biglietto in cui diceva: ti auguro che la tua arte ti porti in tutto il mondo. Ed è stata una cosa molto emozionante per me, anche perché mi ha fatto, come dire, riconoscere come tante volte anche la gente comune, non i cosiddetti addetti ai lavori, e recepiscono un messaggio musicale in maniera molto diretta e molto profonda. Lì io ho la pausa, mm-hmm. Un pochino di vuoto, se riesci a tenere un po' di più il fa diesis. Fino a qualche anno fa avevo un po' l'idea che il suonare da soli fosse il modo migliore di esprimere se stessi. Nella musica da camera e nel repertorio per pianoforte orchestra c'è un repertorio che è talmente bello che ci sarebbe il rischio di tralasciare nelle esecuzioni prettamente solistiche. E poi mi sono accorto che c'è una grande libertà anche nella musica da camera, pur nelle difficoltà dell'andare insieme, dell'esprimere idee in un certo senso comuni, ma non necessariamente la stessa idea. Devo dire la verità, le esecuzioni più belle di musica da camera sono quelle in cui si sente la diversità dei due o tre o quattro componenti di un gruppo di musica da camera. Ed è proprio questa la bellezza della musica, il fatto che ci sia diversità, però il risultato sia un'idea comune. All'inizio la suonavo più o meno così. Ho visto che in realtà fa perdere un po' dei dettagli della musica anche in rapporto a quello che viene dopo, al secondo tema e agli altri
tempi della stessa sonata. Quindi ho cambiato un po' idea e adesso la suono così. È capitato di sentire alcune registrazioni che avevo fatto magari 10 anni fa di brani che suono ancora adesso e di non ritrovarmi in nemmeno una nota di quello che avevo suonato. E il bello è proprio questa evoluzione che c'è in ogni musicista e che dimostra ancora di più forse quella che è la libertà di espressione che c'è nella musica. Il caffè è una tradizione a Trieste, un po' come a Napoli. In generale bevo sui 4-5 caffè al giorno, è un po' un rito che è immancabile.